mia è una lezione molto introduttiva rispetto a tutte le questioni tecniche molto complesse che l'avvocato Armella ha sciorinato, molto impressionanti. Vorrei frequentare anch'io il corso e diventare in minima parte esperto di tutti questi aspetti di cui si discutono un po' spesso in generale, però devo dire che se posso introdurre Sara, se posso permettermi davanti al pubblico, ha ricordato che io sono stato per 8 anni giudice all'organo d'appello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio dal 2001 al 2009, ero diciamo il giudice europeo e in tale veste mi sono occupato di questioni merceologiche veramente, non dico raffinate, ma sottili. Per esempio, le sardine pescate nel Pacifico della specie sardina valvao possono essere vendute nell'Unione Europea come sardine, anche se in Unione Europea le sardine sono pescate nell'Atlantico da pescatori naturalmente europei o al massimo del Marocco e sono della specie Pincardus? Secondo la Commissione Europea no, non si può chiamare, non si poteva chiamare sardina nelle scatolette questo il prodotto che i peruviani finalmente erano riusciti a commercializzare anche in Unione Europea, a trovare catene di supermercati tedeschi che le vendessero. Di qui una causa a Ginevra all'Organizzazione Mondiale del Commercio, se sulle basi scientifiche la FAO, il Codex Alimentarius, la percezione dei consumatori che sicuramente non distinguono una sardina dall'altro, questa limitazione era di tipo ammesso no, era chiaramente protezionistica, proteggeva i pescatori europei e dell'Atlantico. L'altra questione molto interessante, perché così vi dico un po' anche per uscire dall'aridità, è se la carne congelata e salata importata nell'Unione Europea ha diritto alla tariffa doganale della carne salata, vedo qualcuno che sorride, forse al corrente, o invece della carne normale che poi viene surgelata o congelata. Allora di cosa si trattava? Beh, si trattava dei chicken nuggets che poi mangiamo al McDonald's in altri luoghi. Uno impara molto, quelli arrivano in navi frigorifere dal Brasile o dalla Thailandia, quindi surgelate, ma venivano anche salate. Si dà il caso che la tariffa doganale europea per la carne salata è molto più favorevole di quella per la carne in genere, come sapete sulla carne ci sono anche delle quote, delle limitazioni. E quindi qualche operatore doganale o operatore del settore aveva scoperto che se salavano all'origine questa merce, questa carne, poi invece di pagare il 40% di dazio con varie restrizioni, ne pagava solo 15%. Ora, la carne salata è trattata meglio perché è un prodotto marginale, si tratta della brisaola, della renna, carne affumicata e salata che non è un grande importanza del commercio internazionale. Le dogane tedesche, a un certo punto, che sono più diligenti di altre dogane, hanno bloccato il carico dicendo no, voi qui dovete pagare il dazio maggiore. Di qui una causa internazionale, sia in Europa la Corte di Giustizia che si era pronunciata, sia a Ginevra tra il Brasile e la Thailandia contro l'Unione Europea per decidere questa questione basata sul tariffario e i codici HS dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane. Ecco, per dire come queste questioni poi a volte diventano anche, poi vengono portate lontano e hanno chiaramente dei risvolti economici molto importanti. Su questo, diciamo, scusate che qui introduzione, vengo un po' alla mia trattazione che vuole dare un quadro del momento difficile che introva che sta attraversando la disciplina del commercio internazionale, da cui dipendono poi, come vedete,
anche queste cose, perché la tariffa doganale europea sulla carne normale, congelata o invece salata, nasce dagli impegni del codice doganale comunitario presentato nell'ambito dell'Uruguay Round e quindi applicabile all'importazione in Europa non preferenziale da tutti i paesi. È un momento difficile per una serie di ragioni. Io vorrei, ho diviso un po' queste slides, possiamo vedere tre filoni. Il primo è che la forza propulsiva del commercio internazionale, cioè dell'esportazione e dell'espansione dei mercati esteri come sostegno alla domanda e alla produzione, è calato già da forse da un decennio. Prima era trainante, crescevano di più le esportazioni che la domanda interna. L'Italia è un paese che punta molto sull'esportazione, che ha una domanda interna, ahimè, piuttosto, ecco, io le avevo pronte, ma vedo che sono già state messe benissimo. Diciamo calante almeno da un decennio per un certo ristagno nella domanda e da parte il ruolo del commercio internazionale. Su questo poi dal 2016 e quindi insomma, la politica di nuovi accordi di liberalizzazione del commercio si è fermata e questo si dice un po' come andare in bicicletta, ci vuole sempre in qualche modo affrontare nuovi problemi perché altrimenti si rischia di cadere indietro anche sugli accordi esistenti. Il secondo elemento è stato, e poi li vedremo questo in dettaglio, il sopravvenire dell'amministrazione Trump in America con questa politica America First, Bring Back Jobs to America, diciamo la potremmo definire in genere protezionistica, e molto critica del multilateralismo, nonostante che il multilateralismo, cioè accordi globali a cui partecipano a condizione di uguaglianza il massimo numero di paesi possibili di mercati è una strategia perseguita, direi anzi inventata dagli Stati Uniti sin da dopo la seconda guerra mondiale. E terzo, poi naturalmente la crisi recente del Covid che ha dato una mazzata non indifferente come tutti noi, anche voi probabilmente ne siete le vostre vittime. Internazionale. Le previsioni del Fondo Monetario e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio erano molto negative a marzo ed aprile, sono oggi un po' più favorevoli perché c'è stata quest'estate una buona ripresa, la Cina importa fortemente, ha ripreso un suo ruolo trainante nel commercio internazionale, nonostante gli ostacoli vari che soprattutto nascono dalla guerra commerciale, in fondo sferrata dagli Stati Uniti per cercare di riequilibrare, come ritiene l'amministrazione Trump, i rapporti economici bilaterali, però anche adesso la ripresa di questa seconda ondata non fa pensare a una ripresa rapida e purtroppo la risposta è stata più in chiave protezionistica, ciascuno pensa ai suoi interessi di bottega che una risposta di cooperazione internazionale. Ecco, questa è la mia introduzione. Allora, qui vediamo un po' perché io avevo le mie slides e queste posso cambiarle meglio, quasi quasi preferirei usare questa. Scusate, ecco, sì, va benissimo. Allora, il quadro giuridico multilaterale e commercio internazionale post-Covid. Incertezza e frammentazione, questo vedrete è il risultato di una riflessione, delle conclusioni non solo mie, ma di esperti, di organizzazioni internazionali e anche un po' il mondo delle imprese. Quindi una nuova sfida agli operatori che non possono più, diciamo, fondarsi sulla sicurezza, la stabilità
dei regimi di importazione dei paesi in cui tradizionali potessero essere i loro clienti per lo sviluppo di queste tre cause. Allora, io mi scuso perché i professori universitari non sono così bravi a fare queste slides con disegni, freccette, colori e ogni sorta di elementi accattivanti. Io trasformo in fondo un testo scritto in una sintesi sulle schede. E le mie schede sono di numero limitato, così voi potete capire dove andiamo a parare, sono una dozzina. Allora, vediamo un po' il rapporto tra le regole del commercio internazionale su cui voi vi imbattete quotidianamente e un po' l'aspetto economico-commerciale che è già stato tratteggiato dall'avvocato Armelio. Cioè, il commercio internazionale tradizionalmente è stato un fattore trainante dello sviluppo economico mondiale. È stato un fattore fondamentale per trarre fuori dalla povertà, da redditi inferiori a $1 al giorno, come dice la Banca Mondiale, miliardi forse di persone, in particolare in Cina, nel sud-est asiatico, ma anche in qualche paese dell'America Latina e dell'Africa. Questo sviluppo è dovuto a una serie di cause evidentemente economiche e commerciali, è stato sostenuto anche in un quadro giuridico stabile, cioè forse è l'uovo e la gallina, ma sicuramente quando si è stabilito il primo accordo multilaterale, il General Agreement on Tariff and Trade nel 1947, gli scambi erano, lo sviluppo degli scambi erano all'inizio e soprattutto i dazi doganali e le restrizioni quantitative che venivano fuori dall'anteguerra e dalla guerra erano fortissime, tale le famose tariffe proibitive, cioè tale da rendere impossibile l'accesso al mercato da parte di operatori stranieri perché la produzione nazionale era tutelatissima. Quindi basta ricordare non solo la mia generazione ma quella più giovane, non si trovavano automobili giapponesi, motociclette giapponesi nel mercato italiano, prima del mercato comune neanche delle Volkswagen. Naturalmente anche la produzione di prodotti era molto minore e ne soffriva per i minori sbocchi possibili. Quindi questo quadro che è andato ampliandosi con il GATT, con i round negoziali periodici per la riduzione bilanciata e reciproca delle tariffe, poi degli altri dazi, e poi sfociato nella creazione nel 1995 di una vera e propria organizzazione internazionale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, forse l'acronimo inglese WTO è ormai anche più usato, è stato fondamentale per consentire questo sviluppo e l'accesso ai mercati stranieri. In questo consiste appunto la riduzione degli ostacoli agli scambi che, come ricordavo, erano dazi doganali molto alti, quote, restrizioni quantitative e anche l'uso non contenuto di misure protezionistiche come l'antidumping, clausole di salvaguardia e anche restrizioni sulla di tipo barriere tecniche di scambi e quindi del tipo di rendere difficile l'accesso al mercato attraverso requisiti di qualità o specifiche di prodotti non giustificati veramente da ragioni, come oggi si dice, di tutela del consumatore, la sicurezza dei prodotti, la qualità, l'ambiente, ma chiaramente per proteggere gli operatori. Naturalmente non bisogna ricordare che lo sviluppo tecnologico dell'information technology e poi dei trasporti ha consentito naturalmente l'apertura di questi mercati, che io ricordo ancora, insomma, quando io ero ragazzo non si trovavano le ciliegie in inverno che oggi vengono dal Cile e men che meno quando non era la stagione dei garofani della Liguria, dei fiori che oggi vengono dal Perù e che possono essere
spediti via aereo in tempi brevi e quindi diventano competitivi. Quindi lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo dei trasporti sono stati un fattore importante che per fortuna continua a sostenere gli scambi internazionali. Queste regole sono ispirate a due principi in fondo fondamentali, cioè certezze delle regole sull'import-export, soprattutto il trattamento doganale delle merci attraverso delle classificazioni doganali uniformi in tutti i paesi membri dell'OMC, ormai sono quasi tutti, e la non discriminazione all'interno dei vari paesi. E quindi la merce, una volta importata e sdoganata, ha diritto al trattamento uguale a quella della stessa merce nazionale. Sono principi che poi, soprattutto quest'ultimo, sono stati ripresi negli anni 60, nel fine anni 50 e 60 dalla comunità economica europea, dal mercato europeo e quindi poi naturalmente nell'ambito europeo sono ben più efficaci. Non è che le discriminazioni indirette non sono finite. Il caso di scuola era in anni molto lontani, quando il mercato comune era ancora agli inizi, l'industria italiana temeva la concorrenza tedesca, la Fiat temeva l'invasione del mercato italiano dal Maggiolino, che avrebbe potuto spiazzare la 600, e quindi a un certo punto fu modificato il regime fiscale interno, che forse allora era addirittura precedente all'IVA, era ancora ligia, per cui c'era un salto di tasso tra le automobili che avevano un passo tra l'asse anteriore e posteriore di tot e quelle che erano un po' più grandi. Guarda caso, la 600 stava sotto il limite e invece il Maggiolone stava sopra il limite. Ecco, questo era che fu considerato dalla Corte di Giustizia allora una chiara discriminazione, di fatto un ostacolo alla libera circolazione. Poi, oltre al sistema globale, abbiamo l'ulteriore liberalizzazione grazie agli accordi regionali di libero scambio. Io su questi non mi tratterrò molto perché è oggetto specifico della lezione dopo la mia, questo pomeriggio, che analizza gli aspetti anche doganali molto importanti di questi accordi, soprattutto in relazione alle regole di origine che con preferenziali che consentono a un prodotto esportato in un altro paese di una di queste aree di avvalersi del regime migliore. Allora, c'è una tensione tra accordi regionali di libero scambio e sistema mondiale del WTO. E dove sta la tensione? Perché il principio su cui si basava il GATT e il WTO è la clausola della nazione più favorita, cioè uguale trattamento per un prodotto importato o anche esportato, indipendentemente dall'origine. Invece le aree di libero scambio o unioni doganali sono basate invece proprio sulla maggiore degli stati membri. Quindi non parliamo di unioni doganali che vera è l'Unione Europea che ormai si presenta come un mercato unico, ma le zone di libero scambio che hanno una liberalizzazione molto spinta ma non necessariamente totale sono ammesse dall'articolo 24 del GATT, del sistema mondiale, ma a certe condizioni, a condizione che la liberalizzazione sia totale e sulla gran parte degli scambi, ecco, su questa gran parte, essential of the trade, per esempio l'EFTA, l'agricoltura, scambia è rilevante tra paesi come la Svizzera, all'epoca ancora l'Inghilterra, la Norvegia, eccetera. Però c'è il rischio che la liberalizzazione degli scambi nell'ambito delle zone di libero scambio diventi poi un ostacolo
è una discriminazione verso l'area, è chiaro, questo è un po' anche la ragione d'essere, quindi che convenga decentrare una produzione in Tunisia che ha, come tutti i paesi del sud del Mediterraneo, un accordo di questo genere con l'Unione Europea, il prodotto tunisino pagherà reimportato o importato nell'Unione Europea, magari a zero tasso, mentre il prodotto analogo in concorrenza che viene, che so io, dall'Estremo Oriente paga un dazio. Naturalmente, poiché vedremo il livello daziario medio dei paesi industrializzati è molto ridotto dopo tutti i negoziati per ridurre dal 47 ad oggi, quindi si dice il livello medio dei dazi americani è del 3%, quello dell'Unione Europea è forse intorno al 5%. I vantaggi che oggi danno gli accordi regionali sul piano doganale spesso sono limitati, oppure solo per alcune produzioni dove ci sono dei picchi tariffari, delle tariffe doganali più alte in Europa o negli Stati Uniti, allora se vi è una vera esenzione, una forte riduzione per il paese che viene, per il prodotto che viene dal paese associato, c'è un conveniente. Questo è anche molto importante perché penso si verrà affrontato. Vi è una serie di adempimenti burocratici per avvalersi delle facilitazioni delle aree regionali. Dipende dai prodotti, dipende dall'origine, se il prodotto è un prodotto naturale del paese o invece è un prodotto industriale che ha dei componenti magari che provengono da altri paesi. Per cui a volte se il vantaggio in termini di incidenza del dazio è relativamente piccolo, può convenire per un'impresa rinunciare a questo vantaggio ed evitare le pastoie burocratiche doganali connesse invece ad avvalersi del beneficio. Questo per esempio è la discussione che attualmente si sta facendo in Nord America, il nuovo NAFTA, il cosiddetto US-Mexico-Canada Agreement, diciamo il nuovo NAFTA che ha ristretto i benefici per le imprese americane che decentri nel Messico parte delle produzioni, soprattutto automobilistiche, con vari requisiti volti a frenare diciamo, la delocalizzazione, che è proprio il contrario diciamo, dello spirito di questi accordi, e quindi è stato fatto notare che a un certo punto un'impresa americana, per avere un beneficio magari di essere esentata da un dazio del 4%, non le vale la pena di passare tutte le trafile burocratiche per avvalersi. Un altro aspetto interessante, importante di questo assetto multilaterale di scambi è quello sistema efficiente di soluzione alle controversie all'OMC, proprio quel sistema nel quale io sono stato giudice per 8 anni. È una cosa che gli operatori quotidianamente naturalmente non incontrano, anche se magari la riduzione del dazio sui chicken nuggets è stato proprio dovuto a questo sistema, o l'abolizione di qualche dazio antidumping, per esempio, che l'Unione Europea ha posto sulle calzature cinesi dal Vietnam, risaliamo circa una decina d'anni fa, che erano state introdotte evidentemente per tutelare la produzione soprattutto italiana, forse anche spagnola, di scarpe, è poi stata rimossa dopo qualche anno proprio perché Vietnam e la Cina hanno fatto una causa a Ginevra all'OMC e hanno vinto sul fatto che l'Unione Europea non aveva seguito i vincoli che gli accordi multilaterali pongono in questa materia. Quindi la possibilità che di tutelare il rispetto delle tariffe, dell'assenza di dazi, dell'abolizione delle quote di produzione, il rispetto delle regole d'origine e soprattutto ormai molto delle norme tecniche o anche sanitarie, pensiamo alla carne, agli ormoni, a questa discussione, è garantito in ultime analisi dal fatto che
sono possibili iniziare delle vertenze, poi vedrò un po' più in dettaglio, a Ginevra da parte del paese normalmente esportatore rispetto al paese importatore. È proprio la crisi anche di questo sistema che è uno degli aspetti appunto della crisi attuale, delle incertezze che nascono. Ecco, io dico, il risultato è quello che potremmo dire la depoliticizzazione del commercio, cioè da power base a rule base, ancora il GATT che non aveva delle regole così ferree, consentiva, diciamo, agli stati più forti in momenti di tensione di reintrodurre vincoli all'importazione dei prodotti, diciamo infischiandone un po' delle regole internazionali, perché poi le regole internazionali non c'era un sistema che le faceva veramente osservare in caso di controversie, e quindi il paese esportatore doveva in qualche modo abbozzare oppure cercare di negoziare in qualche modo di mantenere l'accesso al mercato dando delle altre controprestazioni. Non è che questo non è del tutto scomparso, e purtroppo oggi è ritornato, ho visto le slide prima dell'avvocato Armella, ecco le minacce di chiusura del mercato italiano da parte di Trump, formaggi e altri nostri prodotti, che ha portato i nostri esponenti ministeriali e delle associazioni di categoria a correre a Washington, a dire no, non mettete i dazi su di noi, ormai mettete sui prodotti francesi, perché i sussidi abusivi sono quelli che la Francia dà a Airbus e noi non c'entriamo niente. Però in genere c'è questa idea della obiettività dell'applicazione delle regole che non dipendano dal quadro politico, cioè salvo casi estremi come le sanzioni ONU all'Iran, che tra l'altro è uno dei pochi paesi che non fa parte del WTO, le tensioni che esistono, diciamo abbastanza normalmente sotto una certa soglia tra paesi, non incidono sul regime doganale. Insomma, è stato il regime del commercio doganale, ma anche altro, è stato in qualche modo isolato. Se uno Stato ha gli operatori, scendono uno Stato a lamentarsi di un trattamento economico-commerciale dei flussi degli scambi in un altro paese, si seguono le procedure OMC, non si fanno delle ritorsioni immediate come prima a volte facevano gli Stati Uniti, adesso si sono rimessi a farlo, e quindi anche le sanzioni economiche dovrebbero rimanere fuori uso condizionale, perché abbiamo visto con la Russia, per esempio, a seguito dell'occupazione della Crimea, mentre i paesi occidentali hanno fatto delle sanzioni che non colpivano direttamente il commercio, come blocco di conti correnti, negare visti a certi esponenti politici, eccetera, la Russia ha fatto delle contro ritorsioni che invece hanno colpito tra l'altro proprio il commercio italiano. Ma insomma, l'idea è di isolare un po' gli scambi commerciali economici da altre vertenze più politicizzate, quindi quando noi avevamo quella vertenza sul Marocco, l'India, non è che nessuno dei due paesi abbia pensato di imporre contromisure e restrizioni commerciali, si è seguito altro canale per risolvere quella controversia. E tutto questo fa parte del quadro evidentemente della globalizzazione, dell'apertura dei mercati, perché restringendo queste vincoli all'importazione dei prodotti, consentendo una varietà di esportazioni e poi regole estese in parte dal movimento di merci al movimento dei servizi finanziari, informatici, la consulenza, eccetera, è quello, la concorrenza internazionale su chiaro livello, in fondo è quello che si dice un aspetto fondamentale della globalizzazione. E in questo c'è anche l'espansione geografica del WTO, perché nel 95 c'erano circa 100 paesi o poco più membri che erano stati membri del GATT, e l'ingresso della Cina soprattutto, ma anche di qualche altro paese, poi della Russia nel 2011,
ha portato a coprire il 95% del commercio internazionale. Quindi, diciamo, non solo da quel punto di vista, ma anche dal punto di vista della partecipazione ai lavori, all'elaborazione delle regole, ci siamo dentro tutti. E quindi noi come europei siamo massimamente contrari a certi venti che si sentono, per esempio, all'America, e dicono: ah, non avremmo mai dovuto ammettere la WTO, la Cina, perché così così. E anche qualche esponente italiano, anche il mio amico professor Tremonti, ogni tanto ha tirato fuori questa teoria, ma non era praticamente possibile. L'inserzione della Cina ha aperto il mercato cinese in buona parte ai nostri prodotti e ha consentito a noi di rifornirci, almeno inizialmente, prevalentemente di prodotti a basso costo dalla Cina per i nostri consumatori, da inserire nella nostra catena di valore per mantenere basso il costo finale, il prezzo finale dei nostri prodotti. Con la Cina che si sviluppava fuori da questo sistema multilaterale, avremmo avuto un temibile concorrente e avremmo avuto un mercato in crescita al quale sarebbe stato difficile. Ecco, in questo fenomeno, spero che continui a destare il vostro interesse, perché io davanti a me ho solo la mia slide e non vedo le vostre facce, c'è questo fenomeno che voi conoscete bene dell'internazionalizzazione della produzione, delle catene globali del valore, catene di produzione, della esternalizzazione di certe produzioni, sia presso consociate, quindi nell'ambito di gruppi piccoli o grandi multinazionali, oppure attraverso il ricorso a fornitori esterni che però sono fortemente legati per specifiche condizioni, tempistiche, eccetera, al ciclo produttivo complessivo che è regolato dall'azienda normalmente nei paesi industrializzati. E questo è stato reso possibile fino adesso proprio da questa stabilità, da un lato dalla stabilità dei trattamenti doganali e delle regole in genere sul commercio, dall'altro naturalmente dalla sicurezza e dalla velocità dei trasporti. Se, lo vedremo alla fine, questo primo elemento rischia di cadere, e allora tutto questo va ripensato e i danni sono notevoli. Ecco, vi parlo adesso un po', entrando più in dettaglio negli aspetti salienti di questo sistema, perché penso che anche gli operatori delle aziende o delle produttrici, importatrici, esportatrici, anche accessori di trasporto, è importante un po' avere questo quadro ben presente. Il sistema è anche per capire oggi perché ci troviamo in questo frangente, per cui fatti che sembrano lontani, come diciamo le beghe tra gli Stati Uniti e la Cina riguardante prodotti di alta tecnologia, poi si riverberano in restrizioni che compriscono altri prodotti e a catena si riflettono anche su paesi terzi come potrebbe essere l'Unione Europea. Oggi il WTO ha 164 paesi, praticamente ci sono pochissimi paesi di una certa importanza che non ci sono. L'Iran menzionavo, l'Algeria, qualche isoletta del Pacifico, qualche ancora forse paese africano, attraverso una campagna per accedere a questa organizzazione. Quindi regola la grandissima parte degli scambi mondiali. Ci sono alcuni prodotti, materie prime, che non essendo soggette né a dazi né a restrizioni, non so, il petrolio, il gas, per i quali in fondo questo regime non ha moltissima importanza. Però in anni recenti si è messo in luce che ci sono il WTO tutela anche dalle restrizioni all'esportazione dei prodotti, le quali fino a di recente sono state molto rare, possiamo dire
le accise che i paesi produttori di petrolio mettono sull'esportazione del petrolio, perché quella è la loro fonte principale di reddito. Però di recente, per ragioni strategiche, cominciò la Cina con i metalli rari, il tungsteno che serve per le carlinghe degli aerei, soprattutto supersonici, e altre materie, il cobalto, ci sono dei prodotti che la cui fonte, le miniere, si trovano localizzate in pochi paesi, e molte di queste materie molto ricca spesso è la Cina, in cui le restrizioni all'esportazione sono state anche oggetto di dispute al WTO. Oggi c'è una questione cui accennava l'avvocato Armella, per esempio, in cui io sono coinvolto come arbitro, tra l'Unione Europea e l'Ucraina. L'Ucraina ha introdotto qualche anno fa un divieto di esportazione di legname grezzo, che invece è una fonte molto importante per l'industria dei mobili nell'Unione Europea, perché non siamo deficitari, e quindi si discute se, non solo in base all'accordo bilaterale, ma anche alle regole del GATT, un siffatto blocco può essere giustificato o invece va rimosso perché è illegale. Quindi il principio fondamentale è quello della non discriminazione. MFN sta per Most Favored Nation e NT per National Treatment. Quindi il primo principio è l'uguaglianza di trattamento tra merci importate, quindi il principio della nazione più favorita, che non vuol dire che si può, è sempre difficile farlo capire agli studenti, non vuol dire che si può favorire una nazione sopra un'altra. Si può negoziare un trattamento più favorevole, ma va esteso agli altri paesi, alle altre nazioni, per lo stesso prodotto. Quindi l'Unione Europea può decidere di ridurre il dazio sulle automobili negoziando col Giappone, ma a meno che si sia nell'ambito di un negoziato per una zona di libero scambio, questa riduzione che, diciamo, l'Unione Europea praticasse sui dazi delle automobili di una certa cilindrata va esteso automaticamente, senza condizione, automobili prodotti in Cina, in Corea, in Sudafrica, ovunque vengono prodotte. Quindi questo ha l'effetto di evitare discriminazioni, perché l'Unione Europea, se vuole negoziare una cosa del genere in un altro paese, deve rendersi conto che il beneficio sarà non solo alle automobili giapponesi, ma alle automobili dello stesso tipo provenienti da qualunque altro paese del mondo, e quindi dissuade in un certo senso anche i favoritismi. E l'unico modo è quello della zona di libero scambio, ma ci sono allora altre condizioni ulteriori, non puoi farlo solo per le automobili, devi farlo per quasi tutti i prodotti, devi abolirle, non puoi solo ridurle, quindi ci sono altri requisiti che mirano a che la zona di libero scambio sia veramente uno scambio libero e non sia invece un trattamento preferenziale per aggirare la clausola MFN. Il trattamento nazionale si applica a tutte le merci importate una volta che sono state importate nel mercato interno, e vale nei rapporti tra merci importate e merci nazionali. Ecco, questo a volte sfugge. Quindi l'automobile di provenienza giapponese, quella costruita a Wolfsburg, deve essere soggetta alla stessa IVA in Germania, in Italia, quel che lei. Non si può discriminare sul trattamento fiscale. Il trattamento fiscale nel passato era proprio la leva maggiore. Se tu, e lo vediamo quando qui nei nostri DPCM si vuole incentivare qualche, non so, per esempio il mercato, ripresa del mercato dell'automobile, o il contributo per le biciclette, i motorini elettrici o i monopattini, va esteso qualsiasi sia l'origine del prodotto. Quindi se il monopattino è fatto in Italia o in Svezia, oppure
in Corea o in India, il beneficio è uguale. Quindi naturalmente anche se questi benefici, l'idea di stimolare un sussidio indiretto alla produzione nazionale, uno va fatto conto di se quel prodotto è prodotto molto nel paese o invece prevalentemente prodotto dall'estero, allora quello tale scopo lì non c'è, servirà per l'ambiente se si tratta del motorino elettrico, ma non per favorire e sostenere la produzione di motorini. I dazi, la riduzione dei dazi è stata tradizionalmente negoziata in negoziati globali, definiti round, un po' come quelli del pugilato, in cui ci si scambia, almeno tradizionalmente, delle offerte reciproche tra paesi che poi vengono estesi a tutti sulla base dell'origine della clausola MFN. Questo lo dico perché il presidente Trump, questo non l'ha capito, dice come noi abbiamo dazi del 3% sulle automobili europee e gli europei hanno dazi del 10% sulle automobili americane che vengono dall'America. E allora i miei predecessori non sono stati capaci di negoziare degli accordi vantaggiosi per gli Stati Uniti, io adesso voglio liberarli. Non è così che funziona. Se l'Unione Europea ha mantenuto una barriera daziaria un po' più alta e gli Stati Uniti un po' più bassa, è che, perché in cambio noi avremmo dato qualche altra cosa. Avremmo magari portato a zero il dazio sui cellulari che invece gli Stati Uniti hanno mantenuto magari il 25%, cioè è un negoziato tra prodotti e non è un negoziato bilaterale prodotto per prodotto. Io riduco il dazio a zero sulle automobili che importo e a sua volta tu lo negozi a zero. No, tu magari hai altri interessi economici e concedi a noi gli Stati Uniti, magari invece hanno facilitato l'importazione di prodotti agroalimentari italiani. Quindi questo va anche visto quando uno si chiede com'è che la struttura daziaria è in un certo modo e non in un certo altro. Le barriere tecniche agli scambi, TBT, Technical Barriers to Trade, sono diventate più importanti dei dazi ormai per moltissimi prodotti, abbiamo visto i dazi sono quasi irrilevanti, anche se naturalmente procurano molta attività burocratica di specificazione della classificazione doganale, dell'origine, eccetera. Le barriere tecniche sono normative sulle specifiche dei prodotti. E le specifiche dei prodotti sono soggetti alla regola del trattamento nazionale e quindi si applicano a tutti. Insomma, qualunque piccolo elettrodomestico nell'Unione Europea deve sottostare col famoso marchio CE a dei rigorosi requisiti di protezione dalle scosse elettriche, dei circuiti, di durata, di spiegazioni, di tutele ai consumatori, magari di indicazioni dettagliate nel famoso bugiardino, scritte nella lingua del paese, eccetera, eccetera. Naturalmente queste barriere tecniche che vanno incrementandosi di anno in anno, perché c'è naturalmente più attenzione a queste esigenze e i prodotti diventano anche molto più complessi, più sofisticati, sono un oggettivo ostacolo al commercio internazionale, perché mentre il produttore nazionale è rivolto e quindi produce in conformità agli standard, il produttore esterno che vuole entrare nei mercati deve poi fare delle produzioni aggiuntive con degli standard diversi da paese a paese di destinazione, evidentemente con dei costi maggiori. Quindi c'è una spinta a ridurre questo tipo di barriera, una spinta che non è pienamente non ha avuto pieno successo, cioè le regole
dell'OMC tendono a stabilire, diciamo, un minimo comune denominatore nei principi. Le regole devono essere adeguate a degli standard internazionali, se esistono degli standard internazionali, e gli standard potrebbero essere anche aziendali o di categoria, e devono essere non introdotti con lo scopo di restringere il commercio internazionale. Il fatto che queste barriere esistono, io sono a Milano, come vorrei dire che di voi, basta andare a Lugano, e come è successo a me con la presa, la spina del mio portatile, non entra con tre spine in linea, non entra nelle prese svizzere che hanno invece tre prese messe come un triangolo isoscele. E questo lo sapevo bene, ma quando ho scoperto che sono andato in un ufficio della Commissione a Bruxelles, e anche lì la mia spina e il mio portatile comprato a Media World a Milano non entrava nelle prese del Palazzo di Berlemont, allora c'è da pensare che c'è molto da fare ancora anche nell'ambito dell'Unione Europea. Quindi l'armonizzazione regolamentare, che invece è un obiettivo, come voi molti sapranno, nell'ambito dell'Unione Europea, anche se il caso che vi ho appena raccontato, che mi è capitato, dimostra che non è pienamente raggiunto, è un impegno che c'è nelle regole WTO, però non ha avuto molto successo, cioè vi sono questo minimo per le regole TBT, ma l'armonizzazione in fondo è perseguita fuori, per esempio attraverso accordi, intese tra categorie, accordi bilaterali, perché non c'è solo l'armonizzazione tecnica, ma c'è anche la questione delle certificazioni, perché molto spesso il prodotto va poi certificato, quindi l'ascensore non deve rispondere solo a certi standard, ma devono esserci autorità indipendenti e qualificate che ti certificano che la produzione lo rispetta. L'Unione Europea ha stipulato, per esempio, gli accordi bilaterali di riconoscimento, quindi so, con l'Australia, con gli Stati Uniti, con il Canada, anche fuori gli accordi più ampi, per cui una lista di certificatori dei due paesi sono riconosciuti come idonei. E questo si vede quanto, insomma, le difficoltà, per esempio, queste chiaramente, le barriere tecniche sono chiaramente un ostacolo soprattutto per i paesi in via di sviluppo, dove si preferisce il prodotto a un costo minore, anche se non ha la qualità e il livello qualitativo che viene richiesto, per esempio, per una piena sicurezza delle persone nei nostri paesi. Quindi il prodotto, il piccolo elettrodomestico indiano, facilmente così com'è, non è esportabile nell'Unione Europea, o la macchinetta che fa la tata in India, perché non ha i requisiti di sicurezza, a parte quelli anche di emissione, che sono richiesti in Europa. La trasparenza è un impegno importante, venendo all'altro punto, perché la trasparenza vuol dire la possibilità di conoscere le regole. E lì c'è un impegno nell'OMC. Per esempio, le regole tecniche vanno comunicate, e oggi poi uno può accedere al sito e vedere. E le variazioni delle regole tecniche vanno anche comunicate in anticipo, perché il cambiamento delle regole, evidentemente, lì se quando l'operatore esporta, poi la regola viene cambiata, il prodotto viene respinto alla dogana oppure va adeguato, sistemato, diventa un chiaro ostacolo abusivo. È quello che dicevo dell'attenzione ai consumatori, all'ambiente e anche agli standard lavorativi. Ora, sugli standard lavorativi le cose sono più difficili perché in genere le regole, gli standard sono quelli da seguire, sono quelli nel paese di destinazione, nel paese importatore. Quindi se il prodotto cinese è fatto in stabilimenti che usano energia da fonte di carbone altamente inquinanti per l'ambiente, non consente al paese importatore Europa
di escludere quel prodotto. No? Si parla molto della carbon tax, è tutta una cosa ancora da vedere. E quindi se il prodotto è stato fatto da con manodopera che lavora diciamo in condizioni disagiate e a basso costo, di massima, essendo una questione del paese di origine, non interessa sul prodotto. Oggi c'è una spinta, come sappiamo, anche giustamente, sia sulla protezione dell'ambiente che sia sulla protezione del lavoro, anche più ampiamente dei diritti dell'uomo, in direzione contraria, ma cioè per dare un certo rilievo. Per esempio, il nuovo NAFTA dà i benefici dell'esenzione daziaria alla componentistica delle automobili che vengono fatte in Messico, i componenti esportati negli Stati Uniti, a condizione che gli operai nelle fabbriche messicane siano pagati almeno 16 dollari all'ora. Questa è una condizione molto singolare in un accordo commerciale, no? Non si era mai visto, infatti l'hanno voluto i sindacati americani, non si sa se è più per preoccupazione che i loro colleghi messicani siano trattati decentemente o per rendere più caro il prodotto messicano e quindi frenare la delocalizzazione dell'industria di Detroit in Messico mantenendole negli Stati Uniti. Naturalmente è anche difficile da controllare e verificare. Poi c'è il caso estremo che il GATT vieta è il lavoro per esempio non retribuito, per esempio lì è scritto solo quello dei carcerati, ma ci si chiede se si può estendere ad altri. Forse qualcuno avrà visto politicamente che l'amministrazione Trump poche settimane fa ha dichiarato di bloccare i prodotti importati dalla Cina fatti nella regione del Xinjiang, dove la popolazione ugura è soggetta a trattamenti in grave violazione sempre dei diritti dell'uomo, o campi di raccolta, concentramento, eccetera, usando praticamente questa chiave. Potrebbe darsi che anche l'Unione Europea tiri fuori la stessa cosa. Siccome pare che ci sono grandi industrie americane ed europee che hanno delocalizzato poco da stabilimenti in quella zona, uno potrebbe trovarsi un giorno che quel prodotto non sia più ammissibile. Io amo fare un po' di vivacizzare. Non è detto che questa vincoli che adesso si mettono soprattutto negli accordi bilaterali dell'Unione Europea, il libero scambio sì, ma a condizione che gli standard regolamentari, la protezione dell'ambiente non venga diminuita, le condizioni di lavoro si riportano solo per paesi esterni, perché quando noi leggiamo che in Puglia e in Calabria i pomodori vengono raccolti da lavoratori immigrati irregolari che non hanno le protezioni del lavoro e prendono, mi sembra, meno di 2 euro all'ora, un domani che dopo la Brexit l'Inghilterra è un paese terzo, potrebbe forse anche bloccare l'esportazione dei pomodori italiani a basso costo dicendo sono ottenuti da una manodopera che è trattata poco meglio di schiavi. Questo volevo segnalare. Andiamo al prossimo, aspetti salienti del sistema, l'abbiamo visto, allora andiamo avanti. Vediamo un po' di nuovo, approfondire un po' questi profili giuridici, spero che non vi dispiace, non lo troviate troppo tecnico. È un'organizzazione multilaterale indipendente, un'organizzazione un po' singolare, WTO, non fa parte di quelle della famiglia dell'ONU, no? C'è l'ONU, poi c'è l'UNESCO, l'UNIDO, l'UNCITRAL. Ecco, è nata negli anni 90 sulla base del GATT, che era un accordo limitato alle merci, non aveva dietro proprio una vera e propria organizzazione. È chiaro il frutto della caduta, diciamo, del muro di Berlino, della fine del sistema comunista, perché il sistema dirigistico economico comunista quasi nessuno di quei paesi era membro del GATT, perché l'idea del GATT naturalmente è un'idea di economia di mercato, tu vuoi favorire la concorrenza libera e paritaria tra aziende private, per lo più
in paesi, in economie diverse, limitando le barriere artificiali che mettono gli stati, si imprime i dazi che rendono più costoso il prodotto importato e quindi costringono il consumatore magari a comprare a più caro prezzo un prodotto nazionale più scadente. Se hai un'economia di Stato, evidentemente che dirigisti che dice, come era il tempo dell'Unione Sovietica, non si producono automobili ma si producono cannoni o quaderni di scuola, il meccanismo non funziona. Gli accordi e quindi l'organizzazione è frutto non a caso dell'ingresso nell'economia del mercato di tutti i paesi ex sovietici, ex comunisti. C'è un complesso, è stato anche esteso, perché mentre il GATT era solo tariffe, quindi su merci, è stato aggiunto un accordo sui servizi, Trade in Service GATT, e anche su Trade Related Intellectual Property, cioè sulla protezione dei marchi e dei brevetti collegati ai prodotti. Noi sappiamo che è molto importante, no? Le famose storie dei prodotti europei copiati tale quale in Cina, violando i diritti di privativa, la difficoltà di farli valere, e quindi impegni degli stati membri anche su questo versante, ad avere un certo livello elevato di protezione di marchi, brevetti, know-how, disegni industriali, eccetera, sistemi per far valere questi diritti e non discriminazione verso i detentori esteri dei prodotti esportati. Beh, l'accordo sui servizi c'è, ma non è che ha avuto grandi sviluppi, perché le barriere al commercio internazionale di servizi non sono barriere ai confini, sono barriere regolamentari. Se il medico italiano non può praticare negli Stati Uniti a meno che rifaccia tutti gli esami e ottenga una laurea, un'abilitazione a praticare medicina in America, come è il caso, questo non lo ottiene. Smobilitare questo richiede tutto un altro tipo di accordi. In certi settori poi c'è invece il desiderio di prodotti di tecnologia straniera, e quindi le barriere neanche esistono, ma in relazione soprattutto a servizi professionali, bancari, assicurativi, le barriere sono molte e normalmente sono anche previste a tutela del mercato e della sicurezza. Teniamo tutta la regolamentazione bancaria o sugli investimenti finanziari. È un'organizzazione anche un po', forse non molto efficiente nell'ambito del suo disegno, perché non ha una struttura di organi che possa votare a maggioranza un consiglio direttivo come c'è, non so, il Consiglio di Sicurezza all'ONU o gli executive board, il Fondo Monetario o la Banca Mondiale. Gli stati possono partecipare a tutti i vari comitati, consigli, e quindi si dice member driven, cioè se i membri sono d'accordo c'è impulso, soprattutto naturalmente i membri che più partecipano al commercio internazionale, l'organizzazione funziona, nuovi accordi vengono stipulati, eccetera. Se ciò non avviene, è attualmente un momento in cui invece di dislocazione dei vari gruppi economici, paesi più importanti al mondo, l'organizzazione sta piuttosto ferma. Dato c'è il principio del consensus, cioè mentre il trattato indica delle maggioranze, si continua la prassi del GATT, che era quella di consensuale, cioè un'unanimità informale, per cui questo rende difficile la scelta. Non so se voi avete letto sul giornale di oggi o di ieri, c'è la scelta di un nuovo direttore generale, perché il precedente Azevedo si è dimesso prima del mandato, forse un po' frustrato quest'estate. Qui parlo della direttrice generale, perché le candidate selezionate attraverso un processo di selezione
sono tutte donne, c'è un orientamento maggioritario, sembrava, sulla candidata nigeriana, ex ministro dell'economia o forse in carica della Nigeria. I paesi africani fanno notare che non c'è mai stato un africano, altri fanno notare che non c'è mai stata una donna, e gli Stati Uniti ieri hanno annunciato che loro non sono d'accordo sulla nigeriana e sono a favore della coreana. E lì si blocca perché bisogna trovare il consenso, cioè non eleggeranno mai il direttore generale o la direttrice generale dell'OMC con un voto formale a maggioranza, men che meno naturalmente mettendo in minoranza gli Stati Uniti d'America. E quindi questo fa vedere proprio la difficoltà di funzionamento di un'organizzazione di questo genere. Quindi se ci sono divergenze sostanziali, i nuovi accordi non si raggiungono, vengono stipulati. Gli accordi sono basati sempre su un do ut des, per quello gli accordi di liberalizzazione di solito negoziano su molti fronti, perché uno un paese ha interesse sui servizi, l'altro ha interesse sulla regola alimentare, il terzo sulla produzione industriale o l'importazione della soia, insomma, e quindi c'è un motivo di scambio, ma se le divergenze sono molto forti, questo finisce che non è possibile. E appunto il vertice, la direttrice generale, anche non è poverina, che avrà molti poteri. Forse salterà fuori, tra i due litiganti, forse salterà fuori una terza candidata, staremo a vedere. E anche il segretariato più di appoggio ai negoziati che fanno gli Stati. Quindi da qui questo ricorso massiccio al sistema di soluzione delle controversie, Dispute Settlement System, che già è importante per assicurare il rispetto degli accordi, ma lo diventa ancora di più una volta che uno vede che i negoziati per nuovi accordi segnano molto il passo. Poi vedremo, vi farò vedere qualche tematica in ballo. Non so se qualcuno, adesso che abbiamo già fatto metà dell'annità che mi spetta, vuole fare qualche domanda, ma io qui ho a schermo intero, devo andare in, non so come vedere se ho qualcosa sulla chat, magari chi dirige. Ecco. Qui in chat vedo che c'è una restrizione di import DAX 1 già attiva. Per si potrebbe togliere un momento le mie slide? Sì, certo. Ecco. Siamo alla 5. In tal modo possiamo intrattenere. No, qui siamo finiti. Non arrivo a... Qui è io. So come faccio a ridurre. Ma professore, intanto prima magari della pausa, se ritieni, mentre parlavi del tema importante del lavoro non sufficientemente retribuito e quindi delle limitazioni che sono state poste da Trump in relazione ad alcune produzioni che vedevano coinvolti anche gli uiguri. Un intervento dice: ma ci sono delle restrizioni di importazioni DAX 1 già attive anche in Europa. Quindi non so se l'argomento sia connesso oppure no. Limitazioni da dove? Qui scrive DAX 1. Ah, da quella zona della Cina. Ma francamente non lo so, noi abbiamo alcune sanzioni in atto con vari paesi, teatri di guerra, abbiamo sospeso le facilitazioni previste
nelle preferenze a favore dei paesi in via di sviluppo che sono consentite anche in deroga della nazione più favorita alla Birmania, cioè a Myanmar, per la questione Rohingya. Non ho letto che noi abbiamo restrizioni su quella zona della Cina. Certo, restrizioni del genere, che sono geograficamente limitate, metteranno anche a dura prova gli operatori, perché non ti basta sapere che il prodotto viene dalla Cina, ma devi anche sapere da quale zona viene, e non è facile poi controllare. Un'altra domanda dice: ma la clausola della nazione più favorita, il divieto di trattamento discriminatorio, valgono al di fuori degli accordi di libero scambio? Cioè, valgono proprio nel sistema globale, cioè fuori degli accordi di libero scambio. Gli accordi di libero scambio sono una deroga della clausola della nazione più favorita, non invece del trattamento nazionale. Cioè non è che puoi trattare, poi fare non so, un'aliquota IVA più favorevole al prodotto che ti viene non so, dalla Tunisia invece che dagli Stati Uniti, però il prodotto tunisino potrebbe non pagare nessun dazio, mentre l'analogo prodotto americano sarebbe soggetto al dazio. Ecco, questa è la differenza, che si può fare un trattamento preferenziale, ed è la regola, nell'ambito delle zone di libero scambio. Infatti alcuni, invece di chiamarle zone di libero scambio free trade area, le chiamano preferential trade area, però non è vero, non è giusto preferential, perché la norma del WTO sulle zone di libero scambio le autorizza purché i dazi vengano eliminati, non semplicemente ridotti nell'ambito di una zona di libero scambio, per l'essenziale degli scambi. Quindi tu puoi lasciare fuori, si dice, il 5% forse dei costi degli scambi. Però non puoi ridurre, ecco, nella zona di libero scambio che è stata stipulata l'anno scorso tra Giappone e Unione Europea, che riduce progressivamente il dazio europeo sulle macchine giapponesi, che ancora sussiste, che è il dazio europeo per tutte le automobili. Allora, questo dazio non viene abolito immediatamente, perché è previsto ed è ammesso un periodo, non so se sono 5 anni o okay, che, però alla fine deve essere abolito. Non potremmo tenere noi, dire, dimezziamo i dazi. Questo sarebbe contrario alle regole. Bene, allora se siete d'accordo ci fermiamo un attimo, prendiamo tutti un caffè e ci riaggiorniamo qui alle 15, scusatemi, alle 16:15. E poi vincolante perché, seppure con vari passaggi, alla fine la decisione è obbligatoria, cioè viene dato un periodo di grazia al paese che perde, se perde la vertenza, per adeguarsi. Non è previsto un risarcimento del danno monetario che magari possa andare a favore delle imprese colpite, ma la misura va modificata, revocata o altrimenti il paese si espone alle sanzioni, diciamo alle contromisure, dopo ne parlo tra un momento. Quindi sono procedure predefinite di tipo arbitrale giudiziario, è una caratteristica che il procedimento, almeno sulla carta, dovrebbe essere relativamente breve, perché sono in gioco degli interessi operatori. Se ti chiudono il mercato, ti fanno pagare un dazio maggiore di quello che tu ritieni dovuto sul tuo prodotto esportato, si vuole avere in tempi ragionevoli una decisione, e se la decisione è favorevole, che questo extra dazio venga, diciamo, eliminato. Quello che è interessante è che è aperto solo agli stati membri, non agli operatori. Per esempio, in materia di investimenti si possono avere degli arbitrati tra l'investitore, che può citare direttamente il paese dove ha stabilito una fabbrica, se per esempio viene discriminato o c'è un'espropriazione senza indennizzo. Qui invece è un sistema intergovernativo, però
Di solito ci sono dietro o singoli operatori importanti o settori colpiti e interessati. Allora, nell'Unione Europea esiste un apposito regolamento, cioè se gli scarpai italiani, come nel caso ci sono stati dei casi, si trovano, ecco, colpiti, chiedono l'antidumping contro queste importazioni a basso costo da Cina e Vietnam, che sono state introdotte. I cinesi e i vietnamiti poi hanno contrattaccato non solo ricorrendo alla Corte di Giustizia, ma anche internazionalmente. E se nel caso reciproco un settore industriale ritiene discriminato a torto, può, il regolamento prevede però non la singola impresa, ma diciamo l'associazione che rappresenti una parte importante dell'industria comunitaria, può fare un'istanza documentata a Bruxelles chiedendo che la Commissione si muova, perché questa è materia di competenza europea, quindi non è l'Italia o la Francia, Ginevra, è sempre la Commissione che rappresenta l'Unione Europea. E quindi si muove poi la Commissione, così come le autorità americane, pubblicano annualmente un rapporto sulle barriere che i nostri esportatori trovano in altri paesi, quindi si può monitorare. Naturalmente non è detto che l'istanza venga accolta, perché prima ci sono dei negoziati, chiaramente cercando di ottenere dei risultati. Se questi risultati, diciamo, non si ottengono con le buone, si finisce nell'ambito di una controversia vera e propria, la quale è incentrata su due gradi di giudizio. Prima c'è un giudizio arbitrale davanti ai panel, che vuol dire un comitato arbitrale di 3 membri designati o dalle parti o dal segretariato del WTO tra elenchi di esperti, e poi c'è un livello d'appello, quello in cui io ho operato per vari anni, che è praticamente un vero e proprio tribunale di 7 membri. Perché quasi giudiziale? Beh, perché questi organi emettono dei rapporti, formalmente non sono proprio delle sentenze vincolanti, ma poi c'è un meccanismo per cui viene approvato dagli stati membri, e qui non c'è il consenso, ma c'è un consenso inverso: tutti dovrebbero essere d'accordo a non adottare il rapporto, che evidentemente non capita mai, perché almeno il paese che ha iniziato il procedimento è a favore, si è vinto, e quindi poi la decisione, il rapporto diventa una decisione vincolante. Ed è un sistema basato su regole, cioè con regole di procedura, trasparenza, due process, indipendenza dei giudici, degli arbitri, e poi c'è un meccanismo a garanzia della attuazione, diciamo, delle decisioni, cioè quello che spesso succede a livello internazionale, che magari c'è una pronuncia e poi non viene eseguita perché naturalmente c'è la sovranità degli stati. Invece qua c'è tutto un meccanismo nell'ambito del WTO di seguito e di pressione interna, e alla fine, se un paese, innanzitutto c'è una certa flessibilità nei tempi, quindi ci si rende conto che può essere difficile eliminare una disposizione, e alla fine sono ammesse delle contromisure che fanno male. Allora, se voi prendete qualche caso uscito sul giornale, quello detto Boeing Airbus, in cosa consiste? Beh, l'Unione Europea accusa gli Stati Uniti di sovvenzionare la Boeing oltre i limiti che sono in un apposito accordo per, diciamo, non falsare la concorrenza. Gli Stati Uniti hanno accusato l'Unione Europea dello stesso, cioè di sussidiare eccessivamente Airbus. Tutte e due le parti hanno perso, quindi i due procedimenti sono staccati, e siccome nessuna delle due finora ha eseguito la decisione, cosa un po' strana perché normalmente le decisioni vengono attuate, io dico alto tasso di attuazione, e gli Stati Uniti, la cui decisione a favore è arrivata prima, ha imposto i famosi, poteva imporre 7 miliardi addirittura di extra dazi, perché ci deve essere una corrispondenza tra il danno subito da sussidi abusivi e
le ritorsioni si possono fare e di qui sono state colpite produzioni anche italiane e altre. Adesso che è uscita la decisione a favore dell'Unione Europea, nel caso dei sussidi alla Boeing, però di un importo solo di 4 miliardi, l'Unione Europea minaccia contro dazi e poi finalmente che si dovrebbero sedere a un tavolo, adesso ci sono delle elezioni americane, bisogna vedere, per mettersi in regola. Infatti la Commissione finalmente ha detto che i sussidi erano stati revocati a Airbus e che quindi non c'era più ragione che gli Stati Uniti imponessero questi controdazi. Quindi c'è anche un meccanismo di pressione perché naturalmente le industrie colpite dalle ritorsioni si lamentano al loro capitale, per cui i produttori italiani ad aumentare i colpiti non sono solo andati a Washington cercando di sviare la contromisura, ma sono andati soprattutto a Bruxelles a dire, beh, smettete di dare sussidi all'Airbus che sono stati ritenuti illegali dal WTO in modo che noi non siamo soggetti all'altro. Nel passato c'era stata una situazione del genere nella disputa sulla carne agli ormoni che noi non importiamo, però non siamo stati in grado, l'Unione Europea, di giustificare scientificamente che fossero pericolosi al punto da dover essere esclusi dal mercato. E gli Stati Uniti avevano imposto anche allora dei dazi contro le produzioni europee, per esempio la Fiat che fa batterie a un certo punto aveva spostato la sua fabbrica che era colpita da queste contromisure americane nella Repubblica Ceca, che era allora fuori dall'Unione Europea, per evitare questi dazi. Quindi c'è anche delle ricadute economiche che possono essere anche sì. E lì una delle questioni è se è cresciuta la litigiosità, gli stati ricorrono troppo a queste vertenze sperando di vincere nella vertenza quello che non hanno ottenuto al negoziato, c'è una polemica con l'amministrazione Trump, ma il sistema è stato fatto così, cioè nell'idea di portare davanti a un giudice invece di fare questioni di guerre commerciali, infatti vediamo tra gli Stati Uniti e la Cina un po' il disastro che questo comporta, invece l'idea era proprio di mantenere nel canale dell'applicazione degli accordi di un giudizio imparziale su queste misure. Credo che oggi si vede, quando il sistema è un po' in forse, i vantaggi che dava questo sistema. Vado avanti, dov'è la mia icona per andare avanti? Ecco, grazie. Ecco, adesso c'è questa svolta, no? C'è una situazione già un po' di minor fiducia nella liberalizzazione degli scambi che abbiamo apportato all'assenza di nuovi accordi multilaterali dopo l'Uruguay Round che ha lanciato nel 95 la WTO, è ripartito il nuovo round lanciato a Doha nel 2001. Dopo anni e anni di negoziati a Ginevra così inconclusivi, nel 2015 praticamente questi negoziati sono stati dichiarati finiti fallimentarmente. La grande idea era che i paesi in via di sviluppo, ammesso che questa sia ancora una categoria unitaria, che certo non lo è più, riducessero il livello dei dazi della produzione sulla importazione di prodotti industriali. Noi sappiamo che nei paesi, per esempio, dell'America Latina, quanto alto e importante è ancora il fattore daziario, e in cambio i paesi industrializzati aprissero ai prodotti agricoli di quei paesi, cioè la soia, la carne, la Brasile, l'Argentina, eccetera. Però questo grande scambio non ha funzionato, ci sono paesi molto protezionistici come l'India, sostengono anche le produzioni agricole, i piccoli produttori, i contadini indiani. Quindi questo ha un po' fermato il movimento di aperture e oggi la minor fiducia alla liberalizzazione è anche forse il prevalere di
di una visione, non dico nazionalistica, ma insomma nazionale, di stimolare le produzioni nazionali, di aiutare i produttori interni, tra protezionismo, nazionalismo, sovranismo, aperture, eccetera, c'è su questo, diciamo, ripensamento. Dall'altra parte, un paese come l'Italia, appunto, ancora sull'esportazione moltissimo. L'esportazione vuol dire puntare sul fatto che i mercati degli altri paesi restino aperti, e noi non possiamo certo chiudere il nostro mercato e pretendere che gli altri restino aperti. Notiamo che l'Unione Europea resta molto a favore del multilateralismo, cioè di negoziare, di curare gli interessi quando vanno curati dei propri operatori, dei propri mercati, ma mantenendo un quadro negoziale. Si è aggiunta la politica protezionista dell'amministrazione Trump. A voi che operate nel commercio internazionale, non ho bisogno di ricordare più di tanto i profili fondamentali. Anzitutto c'è una visione contraria al multilateralismo. Hanno cominciato gli americani un po' a defilarsi, il presidente Trump ha anche dichiarato un paio di volte: mi ritiro dal WTO perché è un'organizzazione ostile agli Stati Uniti. Non so dove ha trovato questo, anche nelle cause gli Stati Uniti hanno vinto tante cause, hanno perso delle altre, però quelle che hanno perso sono quelle più sensibili, perché sono in materia di dumping, quindi di protezione dell'industria nazionale. L'industria nazionale protetta in America spesso a quella industriale, l'industria pesante, l'acciaio, che già non è competitiva, che però è politicamente molto influente. Sono stati in bilico, adesso abbiamo le elezioni da 3 giorni tra democratici e repubblicani, la Pennsylvania, l'Ohio, l'Illinois, stati di vecchia industrializzazione in cui la crisi dell'industria è dovuta al cambiamento dei fattori mondiali e non certo solo marginalmente dalla liberalizzazione, dalla concorrenza dei prodotti cinesi. Quindi non c'è considerazione, diciamo, del rispetto degli impegni multilaterali, neanche delle alleanze, perché queste contromisure hanno colpito anche paesi vicini agli Stati Uniti, non solo all'Europa, ma addirittura al Canada. Dice: ma come, voi mettete dazi contro l'importazione dal Canada di acciaio e alluminio? Siete voi che avete decentrato, anche per ragioni di sicurezza nazionale, delle industrie americane in Canada, e adesso ci mettete dei controdazi. È cominciato con la introduzione di extra dazi sull'alluminio e l'acciaio, che non sono giustificati, perché una volta che il paese ha vincolato, dice, nei negoziati WTO il dazio sull'automobile è 10%, il dazio sull'acciaio grezzo in barre eccetera eccetera di questo tenore dell'8%, non puoi decidere poi di riaumentarlo al 15%, magari selettivamente su certi paesi e non certi altri. Proprio la negazione di tutto il sistema multilaterale. Lì gli Stati Uniti hanno invocato la sicurezza nazionale, che è una deroga, l'articolo 21 del GATT, che non era mai stata invocata, però è una deroga che prevede casi veramente o di guerra o di situazione di tensione internazionale paragonabile a una crisi delle relazioni internazionali. Per esempio, nel primo caso, 2 anni fa un panel del GATT, un panel del WTO, ha riconosciuto che tra l'Ucraina e la Russia c'è una situazione del genere. Naturalmente stanno lì quasi combattendo per interposta persona. Ma invocare questa misura per alzare i dazi sull'alluminio e l'acciaio nei confronti dell'Unione Europea, del Canada, del Messico, del Brasile, della Svizzera, che addirittura per la prima volta ha fatto la causa poi agli Stati Uniti, non è molto credibile. Quindi una politica di protezione, rinegoziato al ribasso, direi io, degli accordi regionali, il NAFTA, l'ho detto, cioè le regole d'origine che erano di 65% sull'automotive di produzione originaria del NAFTA, è stata portata al 75%, cioè un prodotto automotive fatto in Messico, un'intera automobile importata negli Stati Uniti, che di solito è fatta da imprese americane, deve essere per il 75% di origine messicana, cioè o di origine comunque della zona. E anche la Corea, che aveva ottenuto una riduzione nell'ambito della
di una zona di libero scambio, anche noi abbiamo un accordo di libero scambio con la Corea, di ridurre i dazi americani sul furgone, un prodotto importante che dal 20% a 10%, la Corea è stata costretta a rinunciarci a questa riduzione che scattava nel 1920. E gli Stati Uniti agitano il Big City, cioè se non ci state noi revochiamo tutto l'accordo. Poi c'è la guerra commerciale con la Cina, in cui, adesso non voglio entrare troppo nell'analisi, gli Stati Uniti invocano tutta una serie di comportamenti cinesi che sono anche in parte fuori dal WTO, cioè l'obbligo per le imprese americane di fare delle joint venture, oppure non rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, cioè addirittura che rubano la nostra proprietà. Alcune cose non sono regolamentate dal WTO, quindi andrebbero negoziate fuori e non come ritorsione colpire con dei dazi della materia del WTO. E quindi gli Stati Uniti hanno messo dei dazi extra, un po' come sull'alluminio e l'acciaio, ma su miliardi di importazione. La Cina ha risposto con dei controdazi, allora qui, e anche l'Unione Europea ha risposto con dei controdazi a quegli americani alluminio e acciaio. E poi sono iniziate delle cause al WTO, quelle sull'alluminio e l'acciaio pendono ancora. La prima sulla Cina è stata emanata. Naturalmente il panel ha dato torto agli Stati Uniti, perché non c'è base per aumentare dei dazi concordati internazionalmente, a meno che hai il dumping, allora introduci i dati antidumping, la salvaguardia a tempo limitato, come aveva fatto il presidente Bush nel 2000 per l'acciaio, oppure la sicurezza nazionale, una questione bellica. Ma in verità neanche i dazi controdazi cinesi non sono giustificati, perché la Cina avrebbe dovuto prima andare al WTO e aspettare una decisione favorevole, che se gli Stati Uniti non si adeguano di mettere delle contromisure. Ma naturalmente in una situazione in cui non è più una contesa ma qual è la tariffa della carne salata, oppure qual è il regime delle sardine, ma diventa un attacco al sistema, cioè misure che non rispettano, non prendono neanche in considerazione, è chiaro che altri paesi non vogliono più sottostare alle regole, mentre gli Stati Uniti non vi sottostanno neanche essi, quindi danno un vantaggio. E dico questo perché adesso è proprio questo che l'Unione Europea, nel nuovo progetto di politica comunitaria commerciale dei prossimi anni, politica commerciale, intende fare. Poi c'è stato alla fine l'attacco al sistema di risoluzione delle controversie, e anche questo è uscito sulla stampa, perché i 7 giudici e l'organo d'appello, di cui io a suo tempo ho fatto parte, devono essere nominati quando scadono per consenso. E gli Stati Uniti dal 2017 hanno bloccato la rinomina, non nel senso non voglio Tizio Caio, ma nel senso dice no, non sono d'accordo di iniziare il procedimento di sostituzione. Perché non sei d'accordo? Ah, perché secondo me l'organo d'appello si è dato troppo da fare, fa delle decisioni, non ha detto contrario agli Stati Uniti, ma che non è previsto dagli accordi. Tutte delle critiche che non sono state condivise, perché l'organo d'appello decide se ci sono gli appelli applicando le regole. E poi è diventato chiaro che mentre all'inizio forse erano delle critiche specifiche, adesso è diventato un attacco al sistema, per cui nel giro di 2 anni, da dicembre dell'anno scorso, non c'è più un organo d'appello perché non ci sono più giudici. Però nello stesso tempo il meccanismo prevede che il paese perdente davanti a un panel può fare appello, e quest'anno vari paesi hanno fatto degli appelli che nessuno decide. E in 2 casi l'appello l'hanno fatto proprio gli Stati Uniti, una volta contro il Canada, una volta contro la Cina, avendo l'altro 10 giorni fa, avendo perso quel caso, quello che dicevo dei sovradazi, hanno fatto appello a un organo d'appello che loro stessi hanno sabotato, che non esiste più. Quindi, siccome gli appelli restano lì giacenti per assenza di giudici,
le decisioni del PNR restano lì sulla carta e le misure contrastanti non vengono rimosse. Quindi è chiaro che c'è una perdita di fiducia nel sistema, perché se questa situazione non viene rimediata a breve, tutto il sistema di garanzia su cui si basano questi accordi, gli stati si accorgeranno che anche se non rispettano le regole, non gli succede niente. Allora la Commissione europea, l'Unione Europea ha promosso un meccanismo alternativo, perché nominare il giudice a maggioranza non si può perché bisogna seguire il consensus. Poi gli Stati Uniti non rispetterebbero delle decisioni dei giudici che non sono nominati col loro voto, e quindi l'Unione Europea ha aggregato 20 altri stati importanti, anche la Cina, il Canada, il Brasile, l'Australia, per fare un sistema alternativo, una sorta di arbitrato in appello per sbloccare il sistema. Però in questi ultimi casi, 4-5 che vi dicevo, riguardano stati che non partecipano a questo, cioè gli Stati Uniti non partecipano, e poi c'è stato un caso fatale, Arabia Saudita, uno tra l'Unione Europea e la Russia. L'Unione Europea ha appellato, ma la Russia non fa parte di quel meccanismo. Quindi veramente si rischia una situazione veramente piuttosto grave, non tanto per questa questione specifica dei giudici d'appello, ma perché si riverbera a ritroso su tutta la credibilità del sistema. Ecco, vediamo la prossima slide. Andiamo alla 7, se me la cambiate. Ecco, cosa è successo? Ecco, allora, questa è una situazione già di calo della crescita del commercio internazionale. Porterà un aumento della regionalizzazione degli scambi in questa situazione. Cioè, alcuni dicono, beh, allora conviene puntare su mercati di paesi con cui abbiamo accordi di libero scambio, lì è meno facile che qualcuno non rispetti le regole. Però non è che è facile, si è visto, si è letto, non so, l'iPhone costruito in Cina, allora la Apple cerca di farlo costruire in Vietnam, non è che da un giorno all'altro sposti le produzioni, non è che magari la manodopera e le imprese sono altrettanto affidabili. Noi come Italia, nella ultima strategia degli ultimi decreti, puntiamo a sostenere il commercio internazionale in tutte le aree del mondo e non solo dove ci sono accordi. Certo, spinge a fare accordi, però accordi regionali sono oggi anche difficili da fare. Forse qualcuno ha seguito quello con Mercosur, è stato stipulato dopo anni di negoziati. Ha ottenuto l'opposizione, naturalmente, dei produttori colpiti, cioè i produttori, gli allevatori di bestiame dell'Irlanda e della Francia, ma poi di chi si preoccupa dell'Amazzonia, dice: beh, noi facilitiamo l'importazione della soia su terreni ottenuti bruciando le foreste tropicali, e noi questo non lo vogliamo fare, e non sono solo i verdi in questa posizione, e quindi anche di l'inserzione a accordi di libero scambio di clausole sui diritti umani, sul lavoro, rende anche più difficile la stipula, e dice: beh, ma noi andiamo a fare accordi con paesi che non sono affidabili. Quindi l'instabilità delle regole, ecco, tutta questa guerra commerciale porta subitaneo aumenti di dazi, poi la Cina e gli Stati Uniti hanno fatto un accordo parziale, phase one l'hanno chiamato, ma i dazi sono stati in parte ridotti, ma solo in parte, quindi sono sempre in vigore su moltissimi prodotti negli scambi tra Cina e Stati Uniti, dazi che sono maggiori di quelli che erano stati globalmente pattuiti e che si applicano negli scambi con gli altri paesi. Ora, molti paesi, dipende dal multilateralismo, dal WTO, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la Cina, altri, ci si chiede se il WTO ha delle regole un po' antiquate, ma io credo quindi maggiore trasparenza, maggiore efficienza, l'alternativa al sistema della soluzione temporanea proposta nell'arbitrato dell'Unione Europea. Ma se non c'è un meeting of the mind, cioè un'idea di come devono essere nuove regole, per esempio si deve fare accordi a maggioranza che non hanno tutti gli stati, si deve votare a maggioranza il WTO, poi se lasci fuori dei blocchi, dei mercati, allora cosa ti serve l'accordo di liberalizzazione? Vedete che una questione piuttosto complessa. E
E poi ci sono nuove questioni, naturalmente. Gli accordi hanno 20-25 anni, c'è il commercio elettronico, che non per ora c'è uno standstill, deve essere tassato allo stesso modo, è un modo di evasione. Se tu mandi una scheda 3D e poi il prodotto viene fatto in loco, è un'esportazione o è semplicemente un servizio? Insomma, il progresso tecnologico rende difficile. La localizzazione dei dati adesso diventa molto importante, perché forse qualcuno aveva visto, la Corte di Giustizia Europea ha bocciato l'accordo che consentiva il trasferimento di dati da parte di grandi imprese o altre e la loro storage negli Stati Uniti, e che l'accordo riteneva le garanzie date agli Stati Uniti analoghe a quelle del regolamento europeo. La Corte di Giustizia ha detto non sono analoghe, potrebbero bastare delle, se adeguate, delle tutele contrattuali. Questo è un grave problema. Gli Stati Uniti, in qualunque accordo bilaterale che negoziano, ci mettono la libertà di circolazione dei dati. E quindi, per esempio, un nuovo NAFTA, quindi l'impresa americana che opera sul mercato canadese può ottenere i dati dei clienti, pensiamo Facebook e altre, Stati Uniti o dove vogliono. Invece l'Unione Europea, per esempio, non è d'accordo su questa base. Poi c'è la questione dei differenti standard di decarbonizzazione, la tutela dell'ambiente, l'accordo di Parigi. Ecco, andiamo avanti alla prossima, ci avviamo verso la fine. Ecco, su tutto questo io dedico un paio di schede agli effetti della pandemia, uno a breve e l'altra a lungo, voi qualcuno l'avrà vissuto sulla sua pelle. Gli scambi sono caduti di quasi il 10%, nel 2020 è previsto, era stato previsto anche di più, ma c'è stata una ripresa quest'estate, però non si sa se la ripresa continuerà. Le restrizioni colpiscono più chi non ha lavoro, ha lavori precari, non solo in Italia, la povertà aumenta, le diseguaglianze anche tra paesi, e quindi le prospettive magari di mercati lontani che erano favorevoli in crescita dovranno essere ridotte. Poi c'è stato un impatto massiccio sui servizi, vediamo il turismo, i trasporti, i movimenti delle persone in genere, lo sappiamo bene tutti. Inizialmente sono state fatte barriere temporanee unilaterali all'expo di presidi medici, probabilmente forse giustificabili dall'emergenza, persino all'ambito dell'Unione Europea, intervenuta la Commissione, sono stati aboliti. Certi commerci sono favoriti, per esempio il commercio di prodotti farmaceutici è molto cresciuto, le spedizioni transfrontaliere tipo Amazon pure. Questo ha portato poi a delle misure d'emergenza, l'Unione Europea ha allentato la politica contro le sovvenzioni, i sussidi, ha allentato anche la politica sulle fusioni tra società, tra imprese, forse c'è una nuova visione in materia, ma c'è anche un intervento statale nei mercati, no? Il ruolo dello Stato, salvataggio naturalmente di imprese in difficoltà, ma quindi torniamo a uno Stato più imprenditore, non solo regolatore, e il cambiamento impatta uno sulla durata di questa crisi e poi nuovi stili di vita che possono impattare sui flussi di commercio e servizi. Forse qualcuno dice che noi stiamo semplicemente aspettando di poter tornare alle Maldive, e altri dicono che finiremo a preferire permanentemente la Sicilia e le nostre bellezze al turismo in paesi lontani dove non sei sicuro, non sai le cose sanità, poi ti arriva un blocco e sei fermo in una nave crociera per settimane e settimane, come è successo. Andiamo al 9. Vediamo la prossima slide. Ecco, qui guardo a certi effetti a più lunga distanza, siamo praticamente alla fine delle mie 11 slide. Allora, un aspetto che si è visto
è che purtroppo la risposta multilaterale è stata carente, cioè all'inizio si salve chi può e ciascuno ha fatto da sé persino nell'ambito dell'Unione Europea. C'è un incentivo all'autosufficienza nazionale, no? Quando si è scoperto che non ci sono capacità produttive di maschere in Italia, in Svizzera, in Francia, arrivano tutti dalla Cina, in un momento di crisi i cinesi potrebbero non fornircele, prima le hanno fornite sbandierando la loro generosità, poi invece non le hanno più naturalmente fornite. Quindi l'avvocato Armella ha menzionato il reshoring, l'accorciamento a catena del valore su cose regionali. Certo, forse fa più senso di decentrare in Tunisia che di là del Mediterraneo, che in Cina. Tra l'altro aiuteremo la Tunisia che è in crisi economica e avremo forse meno migranti se ci fosse più opportunità di lavoro in Tunisia, dico per dire, in Marocco. La maggiore regionalizzazione ho accennato. Gli accordi bilaterali sono certo più stabili, è più difficile che il Canada rinneghi impegni di liberalizzazione che nel quadro multilaterale. Quindi questo porta alla revisione aziendale delle politiche, anche della contrattualistica. Questo non è tanto qui quello che noi parliamo, ma naturalmente le clausole di forza maggiore, farebbe carico un aumento imprevisto di dazi, di blocchi, di maggiore onerosità. E anche l'incertezza all'apertura dei mercati può portare anch'esso a risposte di questo tipo. Poi vorrei mettere in luce le interferenze pubbliche sulle politiche aziendali, cioè io qui mi riferisco agli Stati Uniti, non è solo la Cina, ma Huawei, TikTok, i fabbricanti di semiconduttori, quelli che fabbricano semiconduttori americani ma poi li vendono alla Cina. Cioè, e tutto questo naturalmente è qualcosa di abbastanza nuovo. C'è adesso anche i controlli sugli investimenti dall'estero che ha fatto l'Unione Europea, però questo è più prevedibile, c'è un'autorizzazione, in verità le autorizzazioni sono nazionali, l'Unione ha messo dei punti direttivi. E naturalmente queste interferenze che possono avvenire, io posso avere a catene, perché qui se Huawei non arriva più a rifornirsi, quindi è in crisi, è fallisce, quindi non compra più altri componenti, magari da imprese italiane, non è in grado di comprarle. Quindi queste interferenze pubbliche sulle politiche aziendali mi sembra un elemento importante. E poi tornano incentivi all'export e sussidi. Allora, gli Stati Uniti, ma anche l'Unione Europea, che hanno molto criticato la Cina per l'opacità dei rapporti tra le imprese cinesi, le imprese di Stato, il governo, e quindi dei sussidi, che l'accordo antisussidi del WTO non riescono bene a focalizzare, però attualmente in questo momento anche paesi come gli Stati Uniti e l'Europa fanno esattamente lo stesso, o non esattamente lo stesso, ma insomma. Quindi l'idea di un commercio che è indipendente da interferenze, che di una libera concorrenza, diciamo, corretta, fair, rischia di soffrire. Ecco, andiamo alla prossima scheda. Ecco, la risposta UE. Questo è interessante. Il GDP dei paesi europei è calato di più, almeno questa è la previsione del 2020, di quello mondiale, perché ci sono paesi, stati meno colpiti, anche la Cina si è ripresa. Ora, l'Unione Europea è un grande attore multilaterale, è a favore del multilateralismo, vuole essere aperto al commercio mondiale, e vuole anche, ha un ruolo molto importante regolamentare, si dice che è un norm settler, perché i nostri standard applicabili a un mercato di 500 milioni di persone, forse un po' meno adesso con la post-Brexit, e a tutte le importazioni sui nostri mercati diventa, e poi con alto livello di sicurezza qualitativa, diventa un po' la regola per moltissimi altri paesi. Infatti c'è anche una polemica
gli Stati Uniti tendono a contrastare, loro hanno tradizionalmente, non seguono a tale livello il principio di precauzione, sono più flessibili su certi standard, e invece si trovano che paesi terzi, non so, vanno a negoziare con il Brasile o la Cina e trovano che questi paesi seguono gli standard europei. Questo a noi naturalmente può fare piacere. E l'Unione Europea non ha seguito naturalmente l'amministrazione Trump, però un po' se ci siamo ricreduti sui rapporti politici e anche economici come la Cina. Nell'ultimo documento della von der Leyen si è definita la Cina uno strategic competitor. Prima invece era un partner ambito ed affidabile. Vediamo per esempio qualcuno la questione dei dati antidumping, c'è un modo particolare di calcolare i dati antidumping in caso di dumping che proviene da esportazione di prodotti a economia non di mercato. La Cina era definita economia non di mercato e questo valeva per 15 anni, una clausola transitoria di quando la Cina è entrata al WTO nel 2001. Quindi nel 2016 la Cina ha detto va bene, adesso basta, io sono un'economia di mercato. E all'inizio la Commissione ha detto sì, adesso applichiamo i meccanismi antidumping di accertamento che c'è il dumping del danno come in qualunque altro caso. Poi l'industria europea, molti settori si sono mossi a Bruxelles dicendo no, non è vero che loro sono un'economia di mercato, certi settori sì, certi settori no, lo Stato interferisce e la Commissione per esempio ha fatto marcia indietro, questo mi sembra abbastanza significativo. La Cina ha attaccato il nuovo regolamento antidumping a Ginevra, però poi ha lasciato cadere la richiesta. Quindi un po' più di diffidenza verso la Cina, che naturalmente può ricadere anche sulle imprese. C'è un accordo sugli investimenti che si negozia da gran tempo, ma secondo me non arriverà a niente per ora, perché si vuole avere non solo il trattamento giustamente degli investimenti europei in Cina, Cinese Europa, ma anche l'apertura del mercato cinese. E i cinesi questa apertura si vede con le imprese americane, l'obbligo delle joint venture. È dubbio che si impegnino a priori a Granada. Quindi l'Unione Europea spinge gli accordi di libero scambio, ma vi ho messo in luce le difficoltà che questi accordi hanno. Già quello del Canada, per esempio, è in vigore provvisoriamente, e un paio di mesi fa il Parlamento di Cipro ha negato la ratifica, che sarebbe l'ingresso pieno. Non solo la Vallonia che aveva fatto questioni, non mi ricordo per quali questioni, adesso stanno rinegoziando la questione di Cipro, quindi 27 paesi se gli accordi devono andare ai parlamenti nazionali è difficilissimo. Gli accordi più recenti sono solamente europei, quindi vanno solo al Parlamento europeo, ma anche quello del Mercosur, il Parlamento europeo, non so cosa dirà. La politica, l'apertura reciproca ai mercati, quindi più vedere reciprocità sostanziale, quindi Cina, Europa, il maggiore controllo sugli investimenti esteri che fino a poco tempo fa sembrava la panacea, il salvataggio delle imprese italiane in difficoltà, la Pirelli comprata dai cinesi, i cantieri comprati dai cinesi, oggi però si va a vedere e l'idea di quello che è ambito di sicurezza è diventato più estesa, per cui naturalmente la rete 4G, 5G, infrastrutture non vengono più aperte così a investitori dei paesi lontani. L'attenzione appunto all'ambiente, ai diritti del lavoro, cioè cose non trade. Adesso deve uscire entro le prossime settimane il nuovo programma di politica commerciale della Commissione, questo nuovo concetto di Open Strategic Autonomy che francamente a me sembra ancora un po' elusivo, ma naturalmente oggi bisogna avere queste sigle, queste cose. Cioè, noi siamo autonomi, però perseguiamo, siamo un mercato aperto, però perseguiamo i nostri interessi e saremo più rigorosi nel vedere che non vi sia discriminazione a nostro danno. E qui è l'ultimo punto, è annunciato un nuovo regolamento che
tipo un regolamento antidumping o antisemitismo, però che forse prescinderà dal rispetto delle regole dell'OMC, cioè se altri paesi non rispettano e mettono barriere in una situazione in cui all'OMC non si riesce ad ottenere ragione e giustizia brevemente per queste ragioni dell'organo d'appello e altre che vi ho detto, l'Unione procederà autonomamente. Quindi questo naturalmente potrebbe ricadere su un'impresa, perché vuol dire autonomamente, vuol dire imporre blocchi e ritorsioni alle importazioni da certi paesi terzi verso l'Europa. Ecco, se giuriamo arriviamo all'ultimo, sono un po' una riflessione generale, questo decoupling, cioè di cercare di ridurre l'interscambio e l'interdipendenza, un allargamento del concetto di quali sono gli interessi strategici che consentono deroga alle regole, questa interferenza nelle scelte aziendali, lo sviluppo sull'export, anche la Cina adesso aumenta l'interscambio ma punta sullo sviluppo del mercato interno, che naturalmente favorirebbe le nostre esportazioni, questa ripoliticizzazione e anche la frammentazione del quadro normativo, se aumentano gli accordi bilaterali, ci sono una Brexit no deal. E in questo c'è un rischio di marginalizzazione a WTO, non solo come organizzazione, ma come quadro multilaterale nel quale abbiamo vissuto per 70 anni. E quindi è un momento effettivamente in cui prestare molta attenzione agli sviluppi, a cominciare dalle elezioni americane di martedì. A questo proposito si dice non è che se vincono i democratici con Biden, improvvisamente gli Stati Uniti diventano invece che dei lupi delle mansuete pecore, ma sicuramente i democratici hanno una tradizione di lavorare in cooperazione internazionale nell'ambito di organizzazioni che poi in gran parte furono i democratici ad avere costituite, quindi seppure resterà certo questo, se non sconto questa competizione strategica con la Cina, si può sperare che almeno nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, tra i paesi della NATO, eccetera, ci sarà un ritorno a strumenti di cooperazione e non di confronto. E con questo sono pronto a rispondere a qualche domanda. Spero di non avervi annoiato e di avervi interessato e stimolato come inizio di tutto questo ricco ciclo.